hanno adottato simbolicamente Piazza della Repubblica, il piazzale antistante, la stazione ferroviaria di Caltagirone e giornalmente si prendono cura di questo spazio urbano. Un luogo, insomma, di ritrovo che un gruppo di persone, dopo averlo abbellito con la messa a dimora di piante, prima ancora di averlo tirato a luci dalle loro spese, oggi sono alle prese con un problema da risolvere, ovvero la presenza di una piccola voragine apertasi nello spazio che intercorre la Fontana Mario Scelba e la fermata dei bus di linea urbani dell'Aste. Ebbene, questo inconveniente, dopo averlo segnalato da oltre un mese, attendono un semplice intervento di manutenzione. Vado da questo buco, perciò io sono andato nei vigili urbani ben 2 volte, l'ho fatto la segnalazione, però ancora da nessuno che si interessa. Il cittadino ha voluto lanciare un appello ai responsabili dell'amministrazione comunale affinché provvedano a inviare un autobotte con acqua per irrigare le aiuole che loro stessi hanno realizzato mesi fa, ripulito dalle erbe infestanti e perfino abbellito con fiori, reti protettive e lavori di pulizia. Con il caldo torrido le piante stanno soffrendo. Senza acqua, sono fiori senza acqua. Io, ma cosa devo fare? Ho fatto un sacco di spese senza aiuto di nessuno, perciò ora qui da ci vuole. O il sindaco mi sembra che si interessa a darmi una mano e qualcosa del genere, allora va bene, se no io ammollo tutto e me ne vado. Il solerte cittadino si è altresì fatto carico dell'onere di ripulire la vasca interna della fontana, in quanto l'acqua è ormai verdastra e maleodorante. Pertanto, per questa motivazione, dice di essersi recato all'acquedotto affinché intervenga un fontaniere per chiudere l'acqua. Lui vorrebbe continuare a sbracciarsi le proverbiali maniche per restituire condizioni di decoro all'unica fontana pubblica di Caltagirone. Da qui le sue considerazioni. Un'altra cosa, siccome io sono stato giù all'acquedotto per chiudere l'acqua e mi hanno detto devo andare al comune, devo fare questo e devo fare quello. Come faccio a pulire, insomma, anche la fontana? Io veramente ma ce la metto tutta, però non posso fare a meno di quello che devo fare. Le cose nuove sono, le cose nuove. No.